Ragazzi, buongiorno. Oggi è il 18 agosto e vi faccio un piccolo riassunto di quello che c'è stato ieri. Ieri no, non sono uscito con la pillola perché in realtà per fare le cose di fretta, quando le fai di fretta poi le fai sbagliando. Ieri sera si è fatto particolarmente tardi e nel mentre ho scaricato le file dalla GoPro sul PC. Poi ovviamente li lavoro tramite l'applicazione, un'applicazione che uso sul telefonino per montare la pillola, però per errore ho cancellato, ho resettato la SD e quindi i filmati di ieri non potevo più scaricare sull'applicazione e quindi raccontarvi quello che è stato ieri. Ieri è stata una giornata fantastica, una giornata super. Siamo partiti col sole, siamo arrivati sotto una leggera pioggia, ma non ci siamo fatti mancare nulla di quello che volevamo vedere. Rock Castle, Ross Castle, Gap of Dalloy ed è qualcosa di pazzesco, veramente allucinante. L'abbiamo iniziata con il Priest Leap, che è un passo di montagna bellissimo, strada molto stretta, ci passa una sola macchina, quindi per fortuna non abbiamo incontrato nessuno. Posto dimenticato da Dio, veramente, ma con una vista mozzafiato. Un passo che penso che pochi conoscano, che nessuno faccia qui in Irlanda, perché non abbiamo incontrato nessuno, le pecore e basta. Alcune cose di quelle che abbiamo visto ieri. La cascata di Tork è molto 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 bella, la Black Valley incredibile, sono altri chilometri e mezzo, una valle lavica è veramente fantastica. Questo per dirvi che, per raccontarvi un po' la giornata di ieri, che monterò insieme alla pillola di oggi. Pillola di oggi che invece è iniziata tutto al contrario. Siamo partiti sotto una pioggia torrenziale. Buongiorno, un'ora fa siamo ancora qui oggi. Poi è andata a migliorare, ho rimesso il media mode, ho parlato un po' nei video. Nel frattempo ha allentato di piovere, ci riproviamo con il media mode. Io poi di colpo sono ancora sott'acqua. Quindi abbiamo fatto tutto la penisola del Dingle, bellissima, sotto la pioggia, sotto della nebbia, sotto tanto vento, tantissimo vento che ci prendeva a sberla letteralmente. Ma state vedendo di che colore è il mare nonostante non ci sia il sole? Abbiamo fatto capo slip. Dunchoin. Siamo sulla penisola del Dingle. Neanche a dirlo, il meteo oggi è umido. Abbiamo visitato Capo Sleep, che è il capo più a occidente dell'Irlanda. Quindi abbiamo fatto il capo più a occidente dell'Irlanda. Abbiamo fatto Capo da Roga negli anni passati, quindi il punto più estremo occidentale del continente europeo. Ho fatto l'Islanda, il punto più estremo a occidente dell'Islanda, quindi non ci manca nulla per quel che riguarda l'Europa. La strada è Sleeted Drive. Poi è tornato un po' il sole, poi ha ripiovuto. Adesso c'è un sole fantastico e siamo arrivati nella fattoria, questa alle mie spalle è la fattoria che ci ospita questa sera. Adesso, visto che siamo arrivati un po' in anticipo, visto che piovendo abbiamo potuto fare meno soste di quello che avevamo pensato, tra dronare e compagnia bella, adesso io mi taglio i capelli, il Cine sta facendo la doccia e compensano la bassa marea. Passeremo il pomeriggio e ceneremo. Magari da fuori non sembra la fattoria, è vero. Per concludere la giornata non potevamo non chiudere con un gelato.